Beniamino, allora domani si conclude in consiglio regionale, almeno si spera, tutto quanto l'iter del piano casa, dove ci sono state diverse modifiche. In brevissimo tempo dici qualcosa su queste modifiche, aspetti positivi, aspetti negativi, quello che senti meglio. Sì, la legge 14 del 2009 ormai trova scadenza con il mese che verrà. Sono 2 anni che è stata approvata, è stata molto positiva per quanto riguarda le concessioni rilasciate, circa 25.000 per un fatturato di 1 miliardo di euro, senza contare anche il livello occupazionale in un settore, quello edilizio, che era in crisi. Quindi le cose positive sicuramente quelle di non andare a rubare ulteriore terreno agricolo per costruire, ma costruire nel costruito attraverso ampliamenti, attraverso demolizioni e ricostruzioni, dando delle incentivazioni, quelle attraverso anche la bioedilizia, risparmio energetico e così via, per cercare di rimettere in piedi quel settore che soffriva della crisi. Quali sono le novità che in queste ore, che domani in Consiglio regionale verranno approvate? Sicuramente quelle di aumentare l'incentivazione, in deroga ovviamente a quelle che sono le norme del comune, comunali, locali, e anche quelle di introdurre, magari, questa è una proposta del PDL, il credito edilizio attraverso magari dei ragionamenti con le amministrazioni locali, che in fase di redazione dei PAT o in quegli accordi di programma che verranno fatti, per cercare di dare agli imprenditori, a chi costruisce, dei crediti edilizi per costruire laddove si può, e quindi questi sono gli accordi che si fanno con i comuni, e quindi mi sembra una cosa positiva. Benissimo, grazie Beniamino. Dunque, oggi e domani c'è il Consiglio regionale che voterà la proroga del piano casa, ci sono una serie di modifiche, eccetera, eccetera. Sappiamo che la legge sul piano casa è una legge un po' controversa, perché sì, da una parte ha, non nascondiamolo, mobilitato tantissimi cantieri e quindi occupazione, anche qui a Chioggia, dall'altra così, ci può essere qualche problema di costruire troppo sul territorio. Cosa, come assessore, su questo tema? Ti rispondo anche su questo, come ti ho risposto per quanto riguarda l'altra, diciamo così, l'altra delega. Sto prendendo anche su quello visione, certo non occorre essere dei tecnici per girare nel territorio e valutare quell'impatto che ha avuto nel territorio il piano caso, i vari cantieri aperti, questo visivamente lo si intuisce. La modifica che viene approvata in questi giorni, insomma, in regione, tra l'altro apre anche la possibilità di intervento del piano caso ai centri storici. Questo aprirà nuove opportunità, ma nello stesso tempo nuove problematiche. Dovremmo valutare come andrà a incidere sui nostri centri storici, sapendo che c'è una differenza tra il centro storico di Chioggia e il centro storico di Sottomarina. Cioè, ci sono dei gradi di protezione diversi, per cui probabilmente dovremmo andare a vedere appunto cosa permetterà di fare il piano casa. Insomma, dovremmo studiarlo attentamente. Faccio presente che comunque il piano casa va in deroga alle norme vigenti, per cui l'amministrazione comunale è tenuta comunque all'applicazione di questo, insomma. Certo, è una scelta contraddittoria, ecco, io sento su questo per ora versioni completamente e decisamente diverse. Credo che comunque qualsiasi provvedimento impattante, come comunque è stato il piano casa, non può avere soltanto una faccia, non si può soltanto vederne un aspetto. Cerchiamo di applicarlo nel migliore dei modi, questo sì, insomma, sapendo che dei rischi esistono, che sono quelli che tu hai prima citato. Allora, ieri c'è stata la seconda parte del Consiglio regionale sul piano casa, che purtroppo però è andato tutto quanto rimandato, insomma c'è stata anche le solite polemiche, purtroppo il piano casa al momento è stato rimandato tutto quanto, sembra a dopo le vacanze di agosto. È una legge complessa che ha dato possibilità di operare, però anche potrebbe dare dei problemi. L'opinione di Democrazia a Chioggia? No, mi pare che insomma, è una legge complessa che potrebbe dare dei problemi, li ha già dati e ne potrebbe dare. Allora, se da un lato la rigidità, soprattutto dal punto di vista urbanistico, nelle realtà fragili come la nostra ha potuto anche servire, è evidente che dall'altro lato le aspettative di singoli cittadini per i propri fabbisogni, per i bisogni della famiglia, possono anche aver trovato una risposta nel piano casa nazionale. Poi è chiaro che su questo argomento si innesta tutto il discorso a livello regionale.
ecco, là, io non ho seguito il dibattito a livello regionale, eccetera, però immagino quali siano i ragionamenti. Abbiamo un territorio che dal punto di vista artistico e dal punto di vista ambientale è molto fragile. Io credo che ci debba avere la grande capacità di trovare una soluzione che entri in quel territorio molto stretto, che tende da un lato a dare risposte ai cittadini e alle imprese per quanto riguarda la capacità di espansione volumetrica dei loro immobili, e dall'altro anche di rispettare con rano sale, come si dice, quella aspettativa di mantenimento e di rispetto di quelle condizioni ambientali ed artistiche tutte tipiche della nostra realtà. Prendo l'atto, lei è uno degli studi professionali qui della città di Chioggia. E proprio oggi c'è in Consiglio regionale l'arrivo finale della proroga della legge del piano casa. È una legge che ha dato tante possibilità, mi sembra che a Chioggia ci sono oltre una settantina di cantieri che hanno aperto grazie a questa nuova normativa. Ci sono anche, diciamo così, delle polemiche. In un minuto il suo parere. Ma direi che è una legge che a Chioggia ha dato ampie possibilità di intervento. Dalle informazioni in mio possesso, il Veneto risulta essere la regione d'Italia che ha più fruito di questa legge, con oltre 22.000 istanze. La provincia di Venezia ha lavorato parecchio con questa legge. Dalle informazioni in mio possesso, il comune di Chioggia risulta secondo solo al comune di Venezia. Ma dal momento che tra il comune di Venezia e il comune di Chioggia, sia in termini di abitanti che in termini di estensione territoriale, il rapporto è 1-5, trovare che tra Chioggia, che ha oltre 300 pratiche, il comune di Venezia che ne ha 400, credo di poter dire che è una legge che qua a Chioggia ha avuto un certo successo. La modifica della legge, perché è una proroga con modifiche, ho avuto modo di seguirla fin dall'inizio, ho fatto parte anche di un'apposita commissione dell'Ordine degli Ingegneri che ha valutato il testo da controdedurre per la commissione consiliare. Io direi che è una legge che ha delle grosse innovazioni, sostanzialmente introducendo anche per certi aspetti la possibilità di applicare, seppur con dovuti limiti e prescrizioni, il piano casa anche nei centri storici e soprattutto anche con i famosi cambi d'uso che con la prima legge erano un po' discutibili e a volte sì, a volte no, venivano applicati dai vari comuni. Vedremo gli sviluppi in Consiglio regionale oggi. Benissimo, grazie.